Siamo con Ugo Pazzi, Slow Food. La domanda è semplice: pesca, ambiente, cultura, turismo, commercio e sostenibilità. Sì, tutte queste cose sono ovviamente connesse, se però mettiamo al centro della questione la figura del pescatore. E ancora di più se ragioniamo in un'ottica di allargamento degli orizzonti della comunità locale. È la comunità locale, attraverso il lavoro del singolo pescatore, singolo o associato, che si prende cura dell'ambiente, che mantiene vivo un tessuto economico locale, che diffonde il sapere, che lo scambia, che lo integra, che fa innovazione magari anche, e che quindi può attivare forme di innovazione attraverso, che riguardano anche il turismo, per esempio. Quindi la chiave non è fare sostenibilità o fare turismo, tutte queste cose stanno in una connessione che la comunità locale ha con l'ambiente esterno, con le istituzioni, con la società, con il mercato, che devono esistere. Se la comunità non tutela se stessa, se non lavora per esistere, per fare qualcosa di operativo tra pescatori, tra operatori insieme, le difficoltà saranno purtroppo sempre, sempre maggiori. Quali sono i punti di partenza? Perché a questo punto parliamo qui di ripartenza, per poter far riprendere tutto la filiera, tutto il sistema, perché qui parliamo di un problema grande. Sì, allora la questione è molto grande, non l'affrontiamo in un mese o sei mesi, la questione è una questione di lungo periodo e riguarda un'innovazione non giocata tutta sulla tecnologia, che pure è necessaria e importante, ma è giocata sul fare squadra, sul costruire relazioni idonee, non stare dentro le associazioni, dentro le cooperative, dentro il mondo delle rappresentanze in lotta gli uni contro gli altri, ma stando con meccanismi collaborativi. Quindi qual è l'oggetto della cura di questo aspetto? È la relazione. La cura delle relazioni fra le persone sarà uno dei settori che nei prossimi anni diventerà fondamentale per poter avere una pesca, venire qui, poter permettere alle persone di fare la spesa. Non è solo il mare ci darà le risorse sufficienti per. La condizione sarà quella anche economica e sociale. La gente si dovrà mettere insieme a fare queste cose. Per cui lavorare su quell'aspetto.